Qual è la prima domanda che ti fai quando entri in azienda oggi? La risposta è: come sarà il mio paese, la mia regione tra qualche anno? E la nostra sfida è crescere nelle fabbriche culturalmente e dimensionalmente, e crescere come paese. Qual è il nostro pensiero? Innanzitutto, quale industria immaginiamo? Un'industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di investimenti, ad alta intensità di produttività, eccellente in ogni funzione aziendale. Da questa determinazione ne deriva l'idea di politica economica che abbiamo, che ha aperto un confronto sulla legge di bilancio con il governo, che vede un'attenzione su alcuni assi per noi importanti. Il primo è la produttività, cioè una politica di fattori, interventi solo di sviluppo e non di settori, dell'offerta a partire dalle imprese innanzitutto per renderle più competitive. E quindi su questo sappiamo che abbiamo di fronte tre questioni: debito, deficit e crescita. Dobbiamo individuare strumenti selettivi, perché le risorse non sono tante, per costruire e cavalcare la quarta rivoluzione industriale. Il primo asse è la produttività. Abbiamo chiesto al governo di non intervenire sui modelli contrattuali, vogliamo definirli se ci riusciremo insieme al sindacato, ma intervenire sulla politica fiscale legata alla produttività, detassando maggiormente i premi di produzione nei contratti di secondo livello aziendale, creando le condizioni di convenienza per quello scambio salario produttività. Secondo asse, riattivazione di investimenti privati. Il piano 4.0 va nella linea delle politiche dei fattori, industria ad alto valore aggiunto, ad alta intensità di investimenti. Sulla questione finanza, abbiamo proposto al governo di prevedere benefici fiscali per aumenti di capitali, perché si può e si deve crescere senza debito, potenziare il fondo di garanzia e aprire un tavolo con le banche. Questa è una questione che non riguarda il governo, ma riguarda noi e gli altri, cioè le banche, un tavolo sulla valutazione dei cosiddetti parametri qualitativi. Infrastrutture, riforme, una Confindustria di idee, di progetti, di soluzioni, una Confindustria che vuole non appiattirsi sul presente, ma fare i conti con le nostre potenzialità. E abbiamo posto una questione di metodo: esiste bisogno di una politica economica, e quindi per noi le regioni devono essere un acceleratore di un'unica e condivisa politica economica. E apprezziamo il Presidente Maroni quando spinge la Regione Lombardia ad accelerare il piano 4.0, perché sottolinea il senso pragmatico. E auspichiamo che ciò si possa aprire con tutte le regioni italiane in un dibattito all'interno della conferenza Stato-Regioni. La crescita deve essere il progetto del Paese. Il nostro ragionamento è questo: ripartiamo la questione del paradigma attuale, partiamo da quelli che sono gli effetti che vogliamo realizzare nell'economia reale, individuiamo strumenti, individuiamo risorse e interveniamo sui saldi di bilancio. Non facciamo l'errore di partire dai saldi di bilancio prescindendo dagli effetti sull'economia reale. E questo vale molto di più in Europa, ma anche in Italia, dove si pone una questione europea, fa bene Gianfelice a sottolinearla, la sintetizzo con una coerenza tra la politica economica europea e la politica monetaria della BCE, una politica monetaria anticiclica e una politica economica che continua a essere l'inverso della politica monetaria della BCE. Gli Stati Uniti dimostrano che quando c'è coerenza si cresce il doppio dell'Europa, in un'Europa che è il mercato più ricco del mondo e ha un debito aggregato inferiore agli Stati Uniti d'Europa, ma subisce solo shock e non li determina.